Oggi è il secondo giorno delle prove della maturità. Fatemi sapere come sta andando, sono davvero molto curioso, però non commentate soltanto con quello, prima finite di guardarvi il video. Mi raccomando raga, non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, taggatemi dopo che avete visto il video e io lascerò un cuore a tutti. Adesso è tutto, buona visione! Bene ragazzi, bentornati qui sul mio canale con un nuovo episodio della nostra carriera allenatore giornaliera realistica con il Monaco 1860. Alle 14 esatte è uscito un video sul canale per me davvero molto importante, lo troverete qui in alto delle schede. Vi chiedo di andarlo a vedere e poi di condividerlo perché per me è davvero molto importante. Prima di cominciare quest'oggi con la sfida contro il Mainz, vado a salutare gli ultimi due che hanno messo mi piace sul mio profilo Instagram, che sono Marco_Joffred92 e Noah_Giaquinto23. Volevo salutare anche i miei amici di Calcio Mercato Official che mi seguono sempre, io seguo sempre anche loro, se va andate a seguirli. Comunque ovviamente se volete essere salutati anche voi in un prossimo video basta seguirmi sul mio profilo Instagram, spero abbia messo a fuoco, e mettere mi piace quando io registro. Per scoprirlo a volte basta soltanto guardare le Instagram Stories. Allora, abbiamo degli elementi da fare e come avete detto voi devo continuare ad allenare la primavera. Qui ci arriva un'offerta dalla Bulgaria, dalla nazionale, che ovviamente rifiutiamo. E volevo dirvi una cosa molto importante prima di continuare col video. Nello scorso episodio sulla rete annullata a Felix Cross era fuorigioco, perché se non erro il regolamento dice che non serve soltanto un giocatore lì per il fuorigioco, ma ne servono due, dato che anche il portiere è avanti. Quindi dato che c'era soltanto l'uomo sul palo, quello era fuorigioco, non abbiamo subito un'ingiustizia. Quella di un paio di episodi fa era un'ingiustizia quando ci hanno segnato con i bug, ma questa diciamo di no. In molti mi hanno scritto di Britos, l'attaccante dello Schalke, che molti hanno provato a prenderlo. A quanto pare era un attaccante svincolato, almeno è quello che avete scritto voi. Poi farò anche la mia ricerca, ma non commentate soltanto su Britos qui sotto e neanche sul fuorigioco, perché sull'episodio di ieri avete tutti soltanto commentato sul fuorigioco. Ma ci può stare. Allora, andiamo a fare gli allenamenti e alleniamo i giovanissimi. Volevo dirvi una cosa, qualcuno mi ha detto: ma basta allenare Wellenreuther soltanto su quell'elemento, cambio un po'. Perché l'ho fatto? Comunque della primavera non è cresciuto nessuno purtroppo. Sono stato un po' in giro perché dovevo farvelo vedere prima. Io se non sbaglio sto allenando la presa di Wellenreuther, che ha tipo 75, che è molto bassa rispetto alle altre caratteristiche che sono alte. Quindi per questo motivo io per Wellenreuther usavo sempre quell'allenamento. Allora, c'è la sfida contro il Mainz. Abbiamo un'email che è quella di Ribamar, che vorrebbe addirittura giocare subito titolare. Giochiamo contro il Mainz in trasferta, poi avremo la sfida contro la capolista. Raga, andiamo immediatamente a giocare la prima di oggi contro il Mainz. Tra un po' arriva aprile e poi sapete che a maggio finisce il campionato, quindi ancora un paio di episodi e poi concluderemo anche questa seconda stagione e andremo avanti con questa carriera. Allora, le mani vanno bene queste, mamma mia, diluvio universale a marzo, e si dice che comunque marzo è un po' pazzerello come mese per il clima, per il meteo più che altro, ma in Germania nella mia carriera piove sempre, quindi boh. Formazione pronta ed è la seguente. Purtroppo anche quest'oggi il nostro capitano Boenisch sta soffrendo di problemi intestinali, quindi gioca a noi, manda al suo posto. Poi formazione super titolare con Martin Rodriguez che sostituisce l'infortunato Svein. Tridente composto da Acosta, Brian Fernandes e Lasogga. Andiamo quindi a sfidare il Mainz per la prima gara odierna. E tu che quest'oggi sei fuori dalla finestra, non fiatare. Siamo ancora ovviamente in Bundesliga, quest'oggi per Mainz Monaco 1860. Una gara importantissima perché da due episodi stiamo soffrendo veramente tanto. E quindi mister Kunispa vuole risollevare la squadra, che è anche giù moralmente, perché purtroppo gli ultimi risultati ci hanno addirittura allontanato e siamo adesso ottavi in classifica a 38 punti. Pensieroso ancora il mister, raga, per me possiamo cominciare, speriamo di fare un'ottima gara. E comincia per me Mainz Monaco e c'è Quaison dall'altra parte, l'ex Palermo. Sbaglia Fagundes e rinvio, Cordova prova a girarsi, lo chiude Bastians, poi Fagundes non deve perdere palla, addirittura prova ad uscire. Palla al piede, il Monaco, cross, Fossum, il lancio per Luciano Acosta, può correre l'argentino, uno contro uno, prova a saltarlo, le finte, adesso deve rientrare, è un po' in difficoltà quest'oggi, è il Moschito, non mi sta piacendo. Bravissimo Neumann, poi cross, in avanti alla Sogga, centralmente da Brian Fernandes che salta l'avversario, ancora Brian, se la porta, ottimo il momento di Lasogga, Brian va da solo e se lo divora completamente. Ottimo il momento di Lasogga che ha portato via i due difensori all'argentino, che però poi col mancino ha completamente sbagliato la conclusione. Recupera la palla Brian Fernandes, momento di Lasogga, la palla per il Panzer che prova ad arrivarci e riesce anche a tirare
una panzata al portiere, viene anche ammonito. Poi chiude il capitano. A testa alta, la palla per Brian Fernandes. Cambio di gioco per Luciano Acosta. Ottimo il lancio per il Moschito che prova la finta e poi sbaglia tutto. Calcio d'angolo sul secondo palo. Keller può allontanare. Vediamo se la recupera addirittura la Soga, che prova a buttarsela avanti. Dai, fammi finire, andavo in porta. Poi me lo recuperava la Soga in velocità, però. Finisce un primo tempo non fantastico. 0-0. Andiamo immediatamente al secondo tempo, speriamo. Cambi qualcosa nella testa dei giocatori. Dai, ma non è fuori gioco. Occhio, qua sono dentro il sinistro di Jairo. Dalla distanza, Velle Reuter si oppone. Prima conclusione, più o meno, comunque. Hanno attaccato ma hanno tirato poco verso la porta, perché la nostra difesa si è comportata bene. Qui Fosso un po' allontanare a cercare Riba, ma che è apparentato, ma regala la palla agli avversari. Jairo in aria, poi confusione, non ci posso credere. Ribamar ha toccato un pallone e l'ha regalato agli avversari. E siamo adesso sotto al 63esimo minuto. Assist di Ribamar. Non ho parole. Bravissimo Luciano Acosta. Aspetta il momento di Ribamar. Ribamar, il lancio per lui. Adesso Ribamar col... Ma dai! Poteva farsi subito perdonare, invece no. Brian Fernandes, Fossum. Adesso cross. Sposta la palla e serve Brian Fernandes, che prova ad accentrarsi. Fernandes, Ribamar, ancora per l'argentino. Brian Fernandes, un po' di confusione adesso. Infatti recuperano loro la palla, che sono tutti dietro a difendere. Mister Conispa ha provato la carta Ioa in campo. Occhio qui, si è girato bene. Raga, comunque ci avete fatto caso che la maggior parte dei gol che prendiamo sono tutti da calcio d'angolo, ma non da calcio d'angolo diretto. Proprio la palla esce dalla difesa e poi in un modo o nell'altro il gol lo prendiamo sempre. Sempre, guardate qui con che tranquillità si è girato, sbagliato completamente a difendere. Velle Reuter anche qui poteva fare di più. 2-0 Mainz. Ci ha dato una lezione alla squadra, perché così non va bene. Non farlo calciare, bravo noi, ma dai che fortuna hanno! Ma dai! 3-0! Che umiliazione! Che umiliazione! Senza parole. Ribamar prova a correre. Dai che ormai manca poco, almeno proviamo a fare il gol della bandiera. Ribamar centralmente, Brian Fernandes la protegge, Brian spostato dentro a palla per Fagundes. Che confusione, guardate ancora Fagundes fino in fondo, la mette in mezzo per Ioa, fermato Ioa, la palla è lì e niente da fare. Finisce qua la partita più brutta che io abbia mai realizzato, questa davvero assurda. Ne prendiamo 3 dal Mainz, 3. Blackout totale, serve una scossa, perché altrimenti non arriviamo proprio da nessuna parte. Raga, il Mainz sembrava, boh, il Barcellona quest'oggi. Erroracci miei, ovviamente, tanti. Però non mi aspettavo di perdere così. O caldissimo, oggi si è più caldo dei giorni precedenti. Ho chiuso la finestra perché là fuori entra ancora più caldo. Quindi c'è un forno in camera mia. Ma non voglio trovare scusanti per questa sconfitta. Davvero mi dispiace tanto. Ci rifaremo. Adesso arriva subito il Borussia. Queste sono le pagelle. C'è da far qualcosa, c'è da cambiare. E anche tanto. Raga, voi non avete idea di quanto a me dispiaccia. Davvero non avete idea. Comunque vi faccio vedere un attimo la questione Velle Reuter, che adesso comunque con 77. Guardate che io allenavo sempre questo. Lui in presa a 73, che è veramente troppo basso. Io non allenavo Velle Reuter per il rinvio. Non è che mi importa il rinvio. Idem qui per l'uno contro uno, anche qui c'è da migliorare. E c'è da migliorare anche il primo, ma è la presa che era quella più bassa. Adesso la più bassa addirittura è il piazzamento. Quindi alleniamo questo. Noi ma per questo allenamento quindi non lo usiamo. Andiamo a fare gli allenamenti quindi. C'è la sfida contro il Borussia Dortmund a fare. Nar prende una F, non cresce nessuno. I nostri giovani davvero sono molto lenti nella crescita. Tranne noi, ma anche adesso però perché gioca anche tanto secondo me. Comunque stanno arrivando 5 email. Conferenza stampa, non siamo in corsa, dobbiamo rispettare gli obiettivi. Primavera, Ribamar ci ringrazia dopo un 3-0, ma cosa ringrazi? Ma non ho parole. Mentre Capitano Cereno si lamenta. E adesso io vi dico che contro il Borussia Dortmund, comunque dovremmo fare la conferenza stampa un attimo prima della gara. Contro il Borussia comunque, scusate, mi sono ripetuto 800 volte Borussia Dortmund, vedrò di schierare in campo una formazione molto diversa dal solito. Allora, motivo la squadra perché ne ha bisogno in questo momento, che è davvero in declino totale. Non, davvero non so cosa dire, raga, mi dispiace tantissimo perché non vi meritate una sconfitta del genere. Posso comunicarvi già da questo istante, prima che andremo nella gestione squadra, che contro la capolista Borussia Dortmund dovremmo essere in trasferta anche, o forse siamo in casa, meno male all'Allianz. Cambierò qualcosa perché non giocheremo con la difesa 3, ma passerò alla difesa 4, per accontentare anche voi, perché me la richiedete tanto, anche se in tanti preferiscono la difesa 3. Però voglio provare a dare una scossa alla squadra, perché davvero da un paio di partite
stiamo faticando tantissimo. Sembra che i giocatori si siano dimenticati come si gioca. Oppure io mi sono dimenticato come si gioca. Sarà il caldo? Sarà il gufo? Chi lo sa? Adesso sistemo rapidamente la formazione. Vediamo se piove o no. Quest'oggi nebbia. Ad aprile, la nebbia. Ma dov'è? Ma dai! Comunque, la togliamo. Faccio un'eccezione, raga, per una volta. Togliamo la nebbia. Non sarà reale, ma non è neanche reale che in Germania ci sia la nebbia ad aprile. Tanti cambi di formazione, nuovo modulo. Vediamo cosa combinerà Mr. Kundispa. Clamorosamente torna il modulo di Mr. Kundispa, quello che l'ha reso importante a livello nazionale e internazionale negli anni passati. Ovviamente intendo su FIFA, non me la sto tirando, ma intendo che questo è il mio modulo 4-2-2-2. Tante riserve perché la squadra non è stanca di più. Giochiamo con Vellerreuter, Wittek, Boenisch, Keller, Neumann, Nocerino, Serdar a centrocampo perché Fossum e Kroos sono completamente morti. A destra Kluivert, a sinistra Carrasco. In avanti la coppia Acosta, la Sogga con Brian Fernandes che entrerà sicuramente a gara in corso. Che sappiamo che Brian è capace a spaccare le partite. Poi è anche stanco, però entrare nella ripresa quando gli altri sono stanchi può mettere in difficoltà. È una gara importantissima. Per me possiamo andare all'Allianz e che Dio ce la mandi buona. Ve lo giuro, sono agitato. Bundesliga, Monaco 1860, Borussia Dortmund dall'Allianz Arena. Siamo scivolati in classifica in maniera clamorosa. Non se lo aspettava di certo nessuno dopo il rendimento all'inizio campionato. Assurdo, avevamo davvero messo di fila tantissimi risultati positivi e speriamo che questo cammino, la sto bufando sicuramente, questo cammino negativo si interrompa proprio quest'oggi. Qui in quadro Mr. Kundispa, come ho già detto e come avete visto anche, schieremo il 4-2-2 che è un mio marco di fabbrica. Siamo ottavi a 38 punti. Spero che con questo modulo riusciremo a toglierci qualche soddisfazione entro fine campionato. Per me raga tutto pronto, in quanto qui Luciano il Moschito Acosta. E si comincia. Kluivert subito per Luciano Acosta. Momento di Lasso Ga. E il Moschito la tiene, salta un avversario. Può andare al lancio lungo per Carrasco. Brutta palla. Bravo Carrasco. Ma dai, ma arbitro, non puoi fischiarmi falli. Dopo 6 minuti fischiarmi un fallo del genere. Chiudiamoli, via la palla. Bravo Neumann, via la palla completamente. Bravo Boenisch. Vediamo se riusciamo. No, ce l'hanno loro. Dembélé chiuso. Bravo Vellerreuter con il piede. Poi 9 minuti ci abbiamo messo a subire il primo. 9 minuti. Dembélé 1-0 Borussia Dortmund. Che fortuna che hanno i nostri avversari sempre. Che fortuna. Carrasco in avanti, la Sogga, la protegge, scarica da Luciana Costa. Aspetta i compagni, Acosta, il lancio per Kluivert. Dai che riusciamo ad attaccare un po'. Kluivert può andare, uno contro uno con Bender. Kluivert si ferma, rientra. Kluivert col sinistro a giro tra le mani di Burki. Bravo Neumann, Nocerino, Neumann ancora per il capitano. Corre Nocerino, si allunga un po' troppo. Riesce a toccarla per la Sogga. Ancora il capitano, Nocerino, la Sogga. Ah, scusatemi, Carrasco. Carrasco dall'altra parte cerca Luciano Acosta. La palla arriva ad Acosta. Adesso Neumann prova a saltare l'avversario. Ce la fa, Neumann la mette dentro. Per non ci credo, ma che brutto errore stavolta. Clamoroso erroraccio qui. Non posso sbagliare queste cose e poi pensare di vincere le partite. Carrasco, quella palla per Acosta. Dentro per capitano Nocerino. Finalmente segna addirittura il capitano. 1-1, il pareggio del Monaco al 30° minuto. Tutto cuore, tutto cuore. Bravo Acosta, ottimo assist e ottimo inserimento del capitano. Segna addirittura lui. Devo tranquillizzarmi, sono agitatissimo. Primo gol in Bundes in carriera per Nocerino. Dobbiamo giocare con calma, dobbiamo riuscire a difenderci e poi a ripartire. E questo è il nostro gioco, soprattutto contro le grandi. Dembélé, alzati però. Proviamo a disturbarli, qui Nocerino si aggrappa alla maglia dell'avversario, però non riesce a strappargliela. De Jong, Schürrle, non riusciamo a chiuderli. Ancora De Jong, chiude quel capitano. Ovviamente era Boenisch quello e non Nocerino. Carrasco, Serdar si addormenta. Che brutta partita di Serdar. È l'unico che non mi sta piacendo. In surplus ci provano loro. Boenisch disturba l'avversario. Dembélé dentro a Pulisic. Pulisic si gira con troppa tranquillità e poi calcia fuori. 1-1, andiamo a ripresa. Fuori Serdar, dentro il norvegese Fossum al suo posto. Acosta per la Sogga. La Sogga col fisico prova a sfuggire a Bartra. Non è facile, però prova ad andare a recuperare adesso su Pulisic. Bravo Neumann, la strappa con il terzino. Neumann, per il momento di Acosta, la palla per lui. Acosta, dai, devi toccarla soltanto. Devi soltanto
sfiorarla. Occhio il lancio per Adrian Ramos. Ramos! Ma bella Reuter, ma cosa diamine fai? Non ho parole, perché io devo impegnarmi al massimo e poi ci fanno un altro tiro e un altro gol. Segna Adrian Ramos. Festeggiano i tifosi arrivati qui a Monaco. Palla con l'esterno, tranquilla. Difesa larghissima. Ma bella Reuter, ma dai. Si cambia la coppia d'attacco. Dentro Ioa e non Ribamar. E Brian Fernandes. Dopo il 2-0 subito, Mister Kunispa si è davvero infuriato con la squadra, che l'ha vista troppo molle. Vitek, quella palla per Carrasco col tacco. Brian Fernandes dentro Ioa. Ioa per Fossum. Fossum, ma perché Ioa non è partito? Quella palla arriva a Fossum. Dentro per Ioa, che se lo divora. Nocerino dentro per Ioa col tacco per Brian Fernandes. Burki in angolo, batte Kluivert, la mette dentro per la testa di Bojnic, che è andato in cielo. Non come contro il Bayern, però. Dembélé, ma dai, ma come è passato? No. 3-1, disastroso questo Monaco, disastroso. Fossum in avanti, la palla per Ioa. Ioa si gira, può lanciare Kluivert. Andiamola a fare per piacere il 3-2. Kluivert, 1 contro 1. Kluivert deve tirare lì. E invece la prendono loro. Guerrero la mette in mezzo. 4-1. Raga, no, così no. Così no. Mamma mia, che bro, 7 gol in 2 partite. 3 dal Mainz e 4 dal Borussia. Finisce qua. Forse è meglio che la terza partita non andiamo a giocarla, raga. Forse io non riesco a giocare quest'oggi. Per me davvero non ho parole, non so cosa dire, non so cosa dire. Momento orrendo per il Monaco di Mister Kunispa. Queste sono le statistiche. 7.8 per Neumann. Ma come fate a dare queste paselle? Ma come fate a dare queste paselle? Come fate a dare 6.5 a Bellerota, che ne ha presi 4, di cui 2 almeno per colpa sua? Come fate? Raga, è andata così. Sono dispiaciuto, mi serve riprendermi dopo queste due sconfitte clamorose. Davvero, mai successa una cosa del genere. Quest'oggi sarà per il troppo caldo, non so davvero cosa dire, quest'oggi non riesco a giocare. Fare un'altra partita significherebbe perdere anche quella, perché non ho la forza mentale in questo momento per riprendermi, perché sono due sconfitte bruttissime e voi non vi meritate che io giochi così male. Arrivo 2 mail, aggiornamento mensile, diamo un'occhiata qui ai talenti tedeschi, ma anche questa volta sicuramente non ce ne sarà uno decente, forse lui, un altro Becker, ma vale soltanto 100.000. Quindi lasciamoli qui ad osservare. Il momento più triste da quando abbiamo cominciato questa carriera. E io in questo momento ho bisogno di voi. Ho bisogno del vostro supporto, il massimo supporto. Fatemi sapere voi come riprenderci da questo bruttissimo momento, perché in difesa facciamo acqua da tutte le parti. Per me, Vlerreuter la prossima partita contro l'Eintracht non la giocherà titolare, ma gioca Zimmermann. Ditemi quello che volete, fatemi sapere cosa ne pensate, ma secondo me è giusto così. Vi lascio la domanda qui in alto nelle schede. Ci sono da fare un po' di cambi, non so se tornerò a difesa 3 o a difesa 4, ascolterò tutti i vostri consigli. Ho bisogno di voi, perché purtroppo non riesco più a vincere. Sembra che i giocatori siano rilassati dopo aver raggiunto la quota salvezza, perché alla fine siamo a 38 punti, la quota salvezza è più o meno a 40. Ovviamente manteniamo sempre una certa realtà, quindi è andata così, ci rifaremo però sicuramente. A me dispiace veramente, ma veramente tanto, perché non vi meritate di vedermi sia così nervoso, ma soprattutto non vi meritate di vedere una squadra che gioca così male. Davvero scandalosi quest'oggi, scandalosi. Raga, quindi vi chiedo di lasciare un bel pollicione in su, se vi va ovviamente, non vi obbligo. Lasciate un commento con i vostri consigli, ditemi cosa devo fare per ritornare a vincere. Non chiedetemi di abbassare la difficoltà e tutte quelle bogliatrie, perché a me non importa, no? Perché se siamo arrivati fin qui con questa carriera, vuol dire che io posso giocare a leggenda tranquillamente. L'ho sempre fatto e amo giocare a leggenda e amo migliorarmi sempre giorno dopo giorno. Quindi farò di tutto nel prossimo episodio per farvi vedere un miglioramento netto. Sarà perché oggi fa troppo caldo, sarà perché la finestra è chiusa e quindi il gufo non può farsi sentire, però è stato davvero un brutto episodio e mi dispiace ancora tanto. A me non resta altro che ringraziare per aver visto anche questo video. Mi dispiace tanto, sono davvero triste per come è andata. Lo so che è un gioco, ma io provo sempre a dare il massimo per farvi divertire. E spero che nonostante le due sconfitte ci sia comunque riuscito. Adesso è tutto, vi mando un abbraccio enorme. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Vediamo di saltarne fuori.